Ok. Allora, noi siamo di Save the Children, un'organizzazione che si occupa di tutelare e promuovere i diritti di tutti i bambini e le bambine in tutto il mondo. È un'associazione che ha quasi 100 anni di esperienza, lavoriamo in più di 100 paesi in tutto il mondo e siamo presenti non necessariamente esclusivamente in paesi che hanno macro problematiche, ma ovunque non siano rispettati i diritti di tutti i bambini e le bambine. Anche qui in Italia, per esempio, stiamo portando avanti dei progetti perché anche qui, anche se magari è un po' più nascosto e non ce ne accorgiamo, ci sono delle violazioni importanti dei minori. È possibile sostenere la nostra associazione aderendo e quindi sostenendo i progetti che portiamo avanti, che sono dei progetti sia di sostegno a distanza, rivolti però non ad un singolo ma all'intera comunità, con l'obiettivo di creare un progetto nel quale siano coinvolti il maggior numero possibile di bambini e quindi fruibile da più bambini contemporaneamente. Attualmente in 5 paesi, che sono il Brasile, il Mozambico, l'Egitto, la Cina e l'Albania, e con un piccolo sostegno è possibile legarsi ad un progetto specifico e portarlo avanti finché diventerà autonomo nel tempo, con dei sostenitori quindi a lungo periodo e consapevoli. Inoltre è possibile sostenere le attività dell'associazione qui in Italia. Noi siamo presenti in Italia dal 98 e abbiamo attivato appunto dei progetti importanti. I principali sono due: uno contro la pedopornografia online e uno per i diritti dei minori stranieri non accompagnati, che si chiama Orizzonti a Colori, e che ha appunto l'obiettivo di informare i minori e di andare loro in soccorso per dare loro l'informativa su quelli che sono i diritti che gli appartengono e di cui fra l'altro l'Italia è portavoce, dato che è firmataria della Convenzione dei diritti del fanciullo dell'89, appunto ne facciamo parte e siamo quindi tenuti a farlo. Questi progetti si muovono sia da un punto di vista operativo pratico, sia da un punto di vista di pressione istituzionale, quindi attività di advocacy, pressione politica sulle istituzioni, perché cambiano alcune normative che non tutelano in tutto e per tutto i diritti dei minori. E niente, poi l'attività si allarga veramente a 360 gradi, perché non agiamo esclusivamente sull'istruzione e quant'altro, ma proprio per modificare l'ambiente in cui i bambini sono inseriti. Questo vuol dire anche fare appunto attività di pressione politica, vuol dire anche preoccuparsi della situazione della povertà, perché se i bambini non hanno diritto a accesso a determinati diritti non possono avere uno sviluppo in futuro. Dal momento che crediamo che i bambini sono il nostro futuro, siamo qui per lavorare con e per loro.